Direi assolutamente sì, più che positivo, specialmente se teniamo conto dei primi 6 mesi dell'anno, quando abbiamo conquistato la promozione dalla Serie C2 alla Serie C1, ma anche i restanti 6, quando poi abbiamo affrontato il campionato di Serie C1, molto più difficile di quello dello scorso anno, possiamo dire perché questa prima parte è andata al di sopra delle aspettative. In quanto la nostra squadra è riuscita a vincere 2 partite, a pareggiarne una e a perderne una per poco, per collocarci così al quarto posto in classifica. Ecco, adesso inizierà un nuovo anno, però già pieno di impegni perché avete due sfide importanti, una il 14 e l'altra il 21. Certo, sì, stiamo comunque continuando ad allenare nonostante la lunga pausa dovuta alle festività natalizie. A parte il canonico pranzo di fine anno, ieri anche sotto il diluvio si vuol dire, ci siamo allenati regolarmente e così faremo per il resto dei giorni fino alla sfida del 14 gennaio, quando giocheremo con la Partenope Napoli, la capolista indiscussa di questo girone. E poi il 21 invece recupereremo quella con il San Giorgio del Sannio. Così si chiuderà questa prima fase e dopo ne dovremo affrontare un'altra che inizierà a metà febbraio, lì dove si comincerà a fare sul serio, in quanto ci sarà una fase a gironi con 4 squadre, le ultime 4 della classifica, dove solo l'ultima procederà.